Bentornati amici, ma soprattutto amiche del Bike & Raft. Volevo fare questo video nuovo, una cosa che non ho mai fatto e probabilmente non farò mai più, però non si sa mai, perché la vita è il nemico e bisogna anche affrontarla, come dico spesso. E siccome sto leggendo un libro in particolare che ho trovato su Amazon Prime gratuitamente, che poi vi metto anche in descrizione se poi vi interesserà acquistarlo o comunque scaricarlo gratuitamente grazie a Prime, visto che io ho il Kindle e posso leggere con l'applicazione Prime. Il libro si chiama Svelare il Giappone di Mario Vattani. Vediamo se riesco a farvi vedere. Ecco qua. Svelare il Giappone di Mario Vattani. È un libro molto bello, perché non è un saggio, non è una guida di viaggio, ma è un po' e un po', diciamo. Per uno come me che adora viaggiare, io sono un viaggiatore di quelli assidui, cerco di fare almeno un paio di viaggi tutti gli anni, pandemia a parte, che ovviamente mi ha bloccato in quel di casa mia per quasi un anno e mezzo abbondante. E da allora comunque non mi sono ancora mosso. Questo libro mi ha portato con la testa nuovamente in Giappone, dove sono stato 2 anni fa insieme al mio caro amico Angelo Somobuta Cavallaro, con il vero villain Ivo, grande amico, grande fratello, grande patron, e all'altro caro amico Francesco Toscano Toschi di OnePiece.it. Il viaggio in Giappone con loro è stato un viaggio interessante, ma è stato un viaggio molto nerd dal punto di vista proprio organizzativo. Si andava per vedere alcune determinate situazioni legate a One Piece, si è andato comunque a vedere il mondo del manga, si è andato a vedere comunque il mondo più otaku del Giappone, con poi qualche hint interessante sulla storia e sul mondo dei giapponesi, cosa che io personalmente preferisco al mondo otaku. Io sì, adoro One Piece, lo sapete, ma oltre a questo e a pochi altri manga non sono un assiduo lettore di questi prodotti giapponesi. Sono più un viaggiatore, quindi ho amato più la parte giapponese del viaggio. I templi, le persone, i modi di fare, i modi di vestire, i modi in cui le persone si rapportano con lo straniero e con chi è di casa, con i giapponesi stessi. E quindi questo libro, scritto da questa persona, questo Mario Vattani, che ha una profonda conoscenza del Giappone, avendo ricoperto il ruolo di console italiano presso la sede di Osaka, ci permette, con il suo libro, di immergerci veramente nella cultura e in questa realtà ai più sconosciuta della vita quotidiana dei giapponesi, che a noi occidentali risulta spesso lontana e talvolta incomprensibile addirittura. Il libro di per sé è di facile lettura, è semplice e dà una leggera spiegazione a molte tematiche. Se noi prendiamo ad esempio l'indice di questo libro, dà già un'idea di come possa essere sviluppato. Ritmo è il titolo del primo capitolo. Natura il secondo, giardino, origine, città, sapore, casa, nascita, infanzia, spada, morte, notte, locomotiva, catastrofe, amore, tempo, isola, eccetera, eccetera. Sono tutti capitoli, è un libro anche abbastanza lungo in realtà, sono tutti capitoli che trattano un determinato aspetto della cultura giapponese. Io adesso sono arrivato a metà, al capitolo sulla morte, e ti spiega appunto com'è la visione della morte per i giapponesi, che è completamente diversa da quella che abbiamo noi occidentale. Non voglio spoilerarvela perché è bello anche immergersi nella lettura di questo libro per capire effettivamente cosa anche questa persona, questo autore italiano che ha vissuto in Giappone, ha attinto dalla cultura giapponese vivendo là per anni e anni. È molto molto interessante e sicuramente è un saggio adatto a tutti secondo me, e soprattutto a coloro che hanno relazioni con il Giappone, come noi che comunque leggiamo fumetti, che leggiamo un specifico manga come nel mio caso, che amiamo questo paese per determinati aspetti. E di sicuro lo consiglio a chi ha già visitato il paese
o chi intende visitarlo in un prossimo futuro, pandemia chiaramente permettendo. Come amante del Giappone, perché io ormai mi sono innamorato di questo paese, soprattutto dopo anche averlo visitato, durante la lettura mi sono immerso completamente riscontrando momenti di vita reale minuziosamente descritti dall'autore con passione e dovizia nei particolari. Ed è talmente reale in tante volte che in alcuni tratti dà la sensazione di essere lì nel momento in cui lui lo sta raccontando. C'è un capitolo dedicato alla spada, ad esempio, dove racconta l'importanza fondamentale di questo strumento nel passato dei giapponesi e come si esprime nel presente. E leggendo chiaramente questo capitolo ti viene logicamente in mente la saga di Wano, di One Piece, dove i samurai e il loro rapporto con le spade, ma così come Zoro e il suo rapporto viscerale con la spada di Kuina, capisci profondamente perché loro hanno questo rapporto così vivo, così puro con questo strumento, con quest'arma. Ed è molto molto bello, secondo me, capire proprio perché i giapponesi hanno questo rapporto con la katana. Quindi nel libro Vattani sveglia proprio l'animo di un popolo che riesce a instaurare rapporti speciali con gli oggetti e con le cose che fa e che vive quotidianamente. Riesce proprio a mescolare aneddoti propri di una persona che la vede con gli occhi di un occidentale con le leggende, le curiosità di un paese in continua evoluzione, dando al lettore proprio un quadro a 360 gradi di ciò che il paese del Sollevante era, è e probabilmente sarà nei prossimi anni del futuro. Una particolarità al quale l'autore ha dato parecchio spazio, secondo me, è quello che riguarda la sfera sessuale dei giapponesi. Forse perché nell'immaginario nostro di occidentali sono spesso rappresentati come fissati e pervertiti a caccia di mutande, di reggiseni, di tettine e quant'altro. Tuttavia le spiegazioni di questo libro sono molto ben esplicitate e ti fanno proprio capire che hanno un rapporto particolare per determinati motivi. Quindi io vi consiglio vivamente di acquistare questo libro in cartaceo, sembra molto bello, infatti penso che me lo comprerò anche in cartaceo, è un bel mattone, sembra proprio un bel libro, non l'ho mai visto in libreria, ma da quello che ho visto in qualche recensione sembra veramente fatto bene, oppure chiaramente la versione Kindle gratuita a 0 euro con Amazon Prime. Se il libro vi piacerà, se lo acquisterete o lo noleggerete con Prime, fatemi sapere qui nei commenti, perché sono curioso di sapere se anche a voi è piaciuto questo libro. Detto ciò, io mi fermo, è la mia prima recensione di un libro, quindi sono un po' impacciato, non so neanche che cosa ho detto, come l'ho detto, perché veramente ho improvvisato, mi ero giusto appuntato qualche cosa qui sul file di testo, ma non sono andato un po' a braccio. Spero di avervi fatto comprendere quanto questo libro possa essere fatto bene per chi ama il Giappone e vi aspetto chiaramente qui sul canale del Biker Raft per altri video e altri approfondimenti sulle cose che vi piacciono di più, quindi One Piece prima di tutto e poi il resto va da sé. Io vi abbraccio, fate i bravi e divertitevi.